signore e signori, Magda Olivero. Questo applauso del pubblico testimonia l'affetto, l'ammirazione che tutti noi abbiamo per lei. Adesso dobbiamo fare quattro chiacchiere in famiglia, così. Ma lei quando ha debuttato? Quando mi si fa questa domanda mi sembra di essere Tutankhamen. Perché gli anni sono passati, i decenni sono passati, e io vedo tutta questa mia carriera lontana, e quante cose ho cantato, 85 opere ho interpretato, e tutti personaggi piuttosto importanti, vero? E allora ogni volta mi sento porre questa domanda, quasi mi vergogno di dire che io ho debuttato nel 1933. E è una cosa che mi spaventa. Esiste un ricordo in particolare di tutta la sua carriera che lei vorrebbe evocare questa sera? Ma questa sera siamo vicini spiritualmente a Lauri Volpi e quindi io ho un ricordo molto bello di Lauri Volpi, perché fu lui che volle che io cantassi La fanciulla del West e disse: io sarò il suo primo Johnson. E io credetti fino a un certo punto a questa cosa qui, quando me lo dissero. E invece mi arrivò il contratto e ricordo che la direzione del Teatro dell'Opera di Roma mi disse: signora, lei dovrà avere pazienza perché il Lauri Volpi verrà forse alla prova generale. E quindi, anche se è un personaggio molto importante, Minnie, e che il Johnson è altrettanto importante, ma lei vuol dire che farà le prove col regista e le metteremo una controfigura. Io ho detto senz'altro. E poi un'altra domanda le dobbiamo porre: lei potrebbe avere molta tensione con Lauri Volpi perché lui non ama i soprani. E allora dice che lo toccano, che gli danno fastidio, che lo rendono nervoso, eccetera. Quindi faccia attenzione a non andargli troppo vicino, a non stringerlo, eccetera. Ora pensiamo a Minnie e Johnson. Come si fa a non stringerlo, a non abbracciarlo? Ci sono delle scene che sono indispensabili, vero? E comunque dissi, sta bene, farò molta, molta attenzione. Alla prima prova in sala, quindi prova pianoforte col direttore dell'orchestra, ma in sala, io arrivo e chi trovo? Lauri Volpi, che era già lì pronto per provare. Fece tutte le prove in sala, prove di scena in palcoscenico, le prove in orchestra. Si arrivò alla prova generale e lui fece tutte le prove. Però, durante le prove in palcoscenico col pianoforte, io facevo tutte queste determinate scene, quando arrivavo a quel determinato punto in cui io avrei dovuto slanciarmi verso di lui e abbracciarlo, io arrivavo fino a un certo punto, poi mi fermavo. E un giorno mi guarda e mi dice: scusi, ma io vorrei sapere perché lei non mi abbraccia mai? E allora io timidamente gli dissi: non vorrei darle fastidio, al che lui mi prese per la mano e mi dice: lei dare fastidio a me? Allora mi prese, mi fece fare un giro su me stesso, poi mi strinse forte, forte, forte fra le braccia. E questo è un ricordo che non ho mai potuto dimenticare. Ecco, adesso io vorrei, chiederei alla regia, tra l'altro questa sera io sono un po' imbarazzato perché alla regia c'è la figlia adottiva di Lauri Volpi. Io spero che dopo si farà vedere qui perché è del pullman della Rai sotto.
E allora io vorrei chiedere a Carla, che collabora con me da tanti anni nel ricordo del suo padre adottivo, dello zio diventato padre adottivo, di seguirmi lentamente mentre io mi alzo da questa poltrona, perché vorrei essere protagonista di un evento quasi storico. Mi alzo piano piano, ecco, scendo questi scalini, vado lentamente e con fare sommesso dico: signora Magda, ci canti qualcosa. Allora, Lauri Volpi a 86 anni cantò Il milagro di una voce. E io so che lei, adesso non diciamo, ma insomma siamo lì, da quelle parti, siamo giù di lì. Lei invece poco tempo fa ha inciso per Bon Giovanni, se non sbaglio. Sì, per Bon Giovanni di Bologna. Un compact disc che raggruppa tutte le arie dell'Adriana Lecouvreur. No, c'è tutta l'opera. C'è tutta l'opera completa. Tutta l'opera completa, ecco. Sì. E allora, in questo caso però, lei ci interpreta un brano... No, dall'Adriana Lecouvreur? No, non posso, perché il 12 ottobre verrà presentato questo compact disc. E quindi questa romanza di Adriana deve essere messa a parte, non si può. Però io non ho cantato solo Adriana, ho cantato tante cose. E dato che lei ha deciso questa sera di farmi morire, allora io canterò dalla Manon Lescaut di Puccini, il Sola perduta abbandonata.
è finito. Lauri Volpi, è fiero di darle questo premio 1993 per questa eccezionale interpretazione e per tutta una vita dedicata all'arte che è stata l'essenza stessa della vita di Lauri Volpi.